Natale manca ancora un po', sarebbe un po' prestino per i regali, no? Speriamo arrivino i regali. Ci servono punti, speriamo di regalarceli noi questi punti. No, ma forse non hai capito che avete regalato la partita alla Ah, no, regina. vabbè, regalato è partite, il calcio è strano, sappiamo tutti, per episodi, magari non facevamo quel rigore, finiva 1-1, prendevamo quel punticino e ce lo portavamo, però è andata così, oramai c'è da mettersela alle spalle, pensare agli errori che abbiamo fatto e a guardare avanti alla prossima partita. Ecco, pensare agli errori che avete fatto, che errori avete fatto, cosa è successo dopo che, insomma, per gran parte della partita, come anche in altre occasioni, avevate tenuto voi in mano il pallino del gioco. Sì, ci siamo abbassati un po', abbiamo anche durante il corso della partita, poi abbiamo anche cambiato modulo, abbiamo lasciato un po' troppi spazi agli avversari e poi è nata un po' anche, penso, la paura del perdere queste partite in trasferta, anche perché ancora in trasferta non abbiamo fatto nulla, quindi c'è un po' questa paura che dobbiamo riuscire a farcela scivolare, perché se giochiamo come magari giochiamo in casa con la stessa grinta, penso che possiamo portare molti più punti dietro. Senti, l'allenatore ha usato parole pesanti alla fine della partita, ha detto che dopo il vantaggio avete gestito la partita in modo supponente, leggero, superficiale e fino appunto alla fine a regalare la vittoria agli avversari. Non penso proprio che siamo stati leggeri o supponenti. Ci sono partite che vengono prese in un modo, partite che vengono prese in un altro. Noi dentro il campo, comunque sia, l'impegno ce lo mettiamo sempre, perché non penso, non si scende mai in campo con la voglia di perdere o con la voglia di far male. E quindi sicuramente potevamo fare meglio, quello sicuro, però non mi sento di dire che la squadra fosse leggera o supponente. Mister ha anche detto che si sente un po' preoccupato perché appunto sono quei fattori che non sono allenabili, magari una situazione sul campo l'alleni, la testa è un po' più difficile da allenare. Noi la cosa che, cioè, l'unica cosa che mi sento di dire dove dobbiamo realmente iniziare a svegliarci è che fuori casa magari delle partite devono essere interpretate magari in modi diversi, quindi anche affrontate in maniera diversa durante la partita. Dobbiamo essere più esperti sotto un certo punto di vista perché è l'esperienza che manca un Senti, ecco, dispiace che sia qui tu oggi, nel senso che tu po'. nelle ultime partite, peraltro, hai sempre giocato bene, ti sei sempre meritato, la sufficienza, però insomma lì dietro, fuori casa, Si è scricchiola ballato. sempre qualcosa. Sì, abbiamo lasciato un po' troppi spazi, anche se, cioè, comunque sia, c'è anche da dire che i gol che abbiamo preso sono nati uno, sì, da un, diciamo, non ci eravamo ben capiti noi tra difesa e portiere, ma ha avuto anche fortuna nel rimpallo l'attaccante, quindi non è che ci hanno messo sotto con delle azioni impressionanti o che altro. L'altro ha fatto rigore, quindi c'è da migliorare e basta. Forse ho capito male, dicevi che manca un po' di esperienza, hai detto. Sì, Però alla c'è. fine in campo siete insomma tanti giocatori che alle spalle hanno campionati importanti, come si fa a dire che Sì, manca no, esperienza? che manca esperienza nel gestire certi momenti di partita e sicuramente non sono tutti 11 giocatori quelli, perché io adesso prendo l'esempio del fallo sulla punizione dove poi ci hanno fatto il gol, da dove poi è nato il rigore, e quello è un fallo stupido, una cosa che un giocatore magari che ha un pizzico più di esperienza non evita. Perché al 90esimo con l'1-1 eviti di fare fallo vicino magari all'area di rigore. Però non mi sento di dare la colpa a nessuno assolutamente. È una cosa che viene giocando. Magari questa, più che esperienza, è furbizia. Il presidente è venuto qua e vi ha parlato, insomma, vi ha già detto qualcosa o vi parlerà adesso? No, non
ci ha detto nulla, non, per essere sincero non so nemmeno se debba venire o che altro, però ha tutta la ragione di essere arrabbiato. C'è da dire che comunque stiamo continuando a fare magari una settimana che riusciamo a stare tranquilli e una poi appena perdiamo ritorniamo a essere, capito, a essere sempre martoriati. Noi sicuramente, cioè, abbiamo una condizione, di classifica che non è ottimale, però, cioè, siamo, penso, nel... Possiamo fare bene, basta vincere 2 partite, sei subito fuori dal tornado che c'è giù. Quindi non siamo preoccupati sotto questo punto di vista, sappiamo che si può crescere. Vi manca però proprio le 2 vittorie consecutive, anche Ci manca fiducia, quello. un po' di fiducia che non è, per un motivo o per l'altro non riusciamo mai ad avere, però stiamo tentando di trovarla. È quello però forse... Oh, scusa. No, no, vai, vai. È quello un po' il peccato, nel senso che pare quasi che con la scusa che mancano ancora tante partite, con la scusa che no, ma sì, ma dai, basta che ne facciamo 2 di fila, siamo fuori, si manca sempre questo appuntamento con la crescita e l'uscita definitiva dalla crisi. Guarda, noi siamo i primi che siamo scontentissimi perché ci ritroviamo sempre dopo magari le trasferte che ci guardiamo, ci diciamo anche stavolta non ce l'abbiamo fatta. E purtroppo è un momento così, è un momento strano. A me personalmente non mi è mai successo. E dobbiamo uscirne fuori. Sicuramente abbiamo perso tantissimi punti per quello che volevamo fare, per quello che si può fare. Però il campionato sembra una cosa, cioè il campionato è lungo ancora. Secondo me si può arrivare a degli ottimi obiettivi, ci dobbiamo andare una sveglia e cercare di sfatare queste 2 partite di fila vinte che veramente non se ne può più.